popolare. Siamo adesso alla classifica del gruppo N, classe 1006, al terzo posto. E beh, qua ovviamente immagino che l'applauso sarà spontaneo, perché è un grande campione che va sempre salutato, non per quello che ha fatto, ma per quello che ha appena fatto, ma perché quello che ha fatto per il motorsport calabrese, Domenico Chirico. È presente, eccolo qui, no? Non c'è, lo raccoglie per lui un suo, diciamo, come dire, un suo allievo, grande campione Rocco Porcaro, che è già premiato e mi sa che ne avrà altri. Al secondo posto, uno di quelli che davvero ci ha offerto uno spettacolo tra i birilli e tra i tornanti, incredibile, Giuseppe Aricò, peso 107, piloti per passione. Si sta in casa, ma anche in fuori casa, lo spettacolo non manca con te. Grande, complimenti. E al primo posto, uno che secondo me non ha neanche bisogno di salire sul palco, lo vedete tutti, ma è davvero un grande campione, fa piacere sempre rivederlo in gara, Antonino Germanò, peso 106, primo classificato del gruppo N, classe 1006. Bravo, bravissimo. C'è stato un sacco di tempo che il tuo nome era lì in alto nella classifica, non voleva mai scendere, complimenti.